cominciamo a trattare alcuni aspetti particolari. Naturalmente tutto questo può essere fatto se iniziamo a contestualizzare quello che è. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare è avere una panoramica su che cosa l'oratorio di musica sia, di che cosa è fatto, come è nato, come si è sviluppato e dove è arrivato oggi. E chi potrebbe svolgere questo compito meglio del coordinatore scientifico del progetto, il dottor Maurizio Cantore, che è stato anche l'iniziatore, uno degli iniziatori del progetto. Il dottor Maurizio Cantore è ordinario di oncologia medica all'ospedale di Carrara e ci darà una prima presentazione con il titolo del progetto, oratorio di musica, genesi e sviluppo, descrizione generale, caratteristiche e finalità. Prima di passare la parola alla raccomandazione a tutti i relatori, abbiamo la necessità di essere molto severi con i tempi, perché abbiamo tanti argomenti e poco tempo per le relazioni. Maurizio. Rischiate le mie parole, che però non saranno mai in grado di trasmettervi la felicità vera che è stata ed è questo bellissimo periodo che ormai dura da due anni e mezzo. E cercherò con le parole, con le immagini, di coinvolgervi in questo, in ciò che sta accadendo in diversi posti d'Italia. Voglio iniziare con una frase molto semplice e inizio con questa frase perché è una frase che tutti dicono, esserci è bello. E voglio iniziare ancora con quest'altra immagine che è Yuba, una pianista albanese, il cui sogno, con una malattia che l'ha portata a morte, era prima di morire poter dedicare poter dedicare un pezzo di Mozart ai presenti, agli ammalati che erano con lei. E il pianoforte in questo momento lo vedete unito alla maschera d'ossigeno, alla poltrona, alla sedia a rotelle, e quindi vedete già come lo strumento musicale pianoforte può diventare un strumento terapeutico. Dico sempre a Claudio e agli amici che per disegnare una retta e quindi una direzione di marcia occorrono due punti. Io mi ho messo, visto che il compito è quello di raccontarvi come è accaduta e come è nata la bellissima storia di un'autore di musica, ho messo alcuni punti. Io e Manrini, che è il mio braccio destro che mi ha seguito in questo meraviglioso percorso, nell'agosto del 2003 siamo arrivati a Carrara. Dopo sei mesi è entrata un ospite guardato da più come elemento estraneo, che è stato il primo pianoforte. Il 19 giugno 2007 avveniva un incontro che poi si è determinato importante con Gianandrea Lodici, sono presenti i genitori, a cui mando un bacio profondissimo, perché questo incontro ha modificato non solo l'oratorio di musica, ma ha anche modificato me come medico, me come persona. E Gianandrea Lodici, immediatamente passato il momento di torpore, di abbandono, aveva deciso di morire, di non fare più niente, ha ritrovato dentro di noi la voglia di fare, la voglia di agire. Ed ecco che immediatamente organizza una stagione di concerti straordinari. E con questi musicisti, con i CD, con le registrazioni dei loro concerti, viene fatto questo CD che si intitola Uno strumento per oncologia. Grazie a questo CD compriamo un pianoforte che tuttora è presente in oncologia, e Roberto Proseda, che è la persona a cui Gianandrea Lodici ha ceduto il testimone per questa grande avventura, comincia a organizzare le stagioni musicali. Il 12 marzo del 2008, nella sala della musica Gianandrea Lodici, che è la sala di attesa degli ospital oncologico, quindi provate già a pensare alla sala di attesa degli ospital oncologico, che di
diventa Sala della Musica il mercoledì, tutti i mercoledì alle 7. L'altro punto che dicevo per delineare una retta e quindi una direzione è l'inaugurazione dei concerti qui a Bolzano, che accade nel maggio 2009. Da allora la storia del donatore di musica prende un impulso maggiore che vedremo durante questo congresso, e nel 29 ottobre esce il marchio, esce il nostro marchio, questa mano aperta che regala la musica. Donatore di musica si basa sul concetto di dono, chi mi seguirà nella relazione spiegherà cos'è il concetto di dono. Io volevo semplicemente sottolineare come questo ha senso mettere un pianoforte in un reparto di oncologia solo se esiste un sistema di cura eccellente. Se questo non c'è, il pianoforte può essere pericoloso. Ed ecco quindi che musicisti, medici, volontari e pazienti, non il paziente al centro della nostra attenzione, ma il paziente nella filiera attiva. Noi abbiamo di fronte pazienti che come prima reazione alla diagnosi di tumore hanno la chiusura totale di ogni tipo di progettazione. Quindi io dico sempre, non può essere quei due eti, cinque eti di malattia a cancellare la progettualità. Ecco perché noi vogliamo stimolare la parte attiva del paziente, che non deve essere al centro, ma deve essere nella filiera produttiva. Si diceva prima che un pianoforte non può essere messo dovunque, ci deve essere un sistema di accoglienza, che noi abbiamo coniugato con la stanza del Titan, con la casa accoglienza, con la pet therapy, con il pulmino amico, con i terrazzi terapeutici. Questo vuol dire che un pianoforte, per essere messo e per assumere un significato importante, ha bisogno di un territorio, di un terreno fertile. E solo allora un donatore di musica prende il volo e diventa, come dice Roberto Corsetta, la città.